Allora, andiamo a fare degli esempi. Allora, cominciamo con il lemma di Fatou. No, facciamo un altro esempio ancora. Cominciamo col teorema di Bepoletti. Allora, io voglio fare l'integrale da 0 a 1 di alla meno squadra di x. Se vi ricordate, l'integrale da meno infinito infinito l'abbiamo calcolato in analisi 2, faceva la radice di pi greco. Ok? Però da 0 a 1 questo, diciamo, sì, se introduciamo la funzione degli errori si può calcolare mediante la funzione degli errori, che è una primitiva di una funzione come questa. Ok? Però se diciamo tra le funzioni elementari non abbiamo questa funzione qui, la primitiva di questa funzione qui, non si riesce a scrivere il mezzo di funzioni elementari, quindi questa integrale non lo so, non lo sappiamo calcolare in maniera esatta. Come lo possiamo calcolare? Molto semplice. Questo qua è l'integrale tra 0 e 1 che è e alla t, è somma per n che va da 0 a infinito di t alla n su n fattoriale. Oh, quando noi siamo adesso, chi è dx? Dx è integrale rispetto a Riemann, no? Integrale indimensionale. Ecco, quello che noi non sappiamo, ma vedremo bene tra poco, che dx è anche, in caso unidimensionale, indica anche la misura di Lebesgue, cioè quella, diciamo, indicando la misura di Lebesgue, essendo questa una somma. Allora, se voi prendete chi è la somma della serie, è il limite della somma parziale. Come è la somma parziale? Sono tutte quante positive e crescenti. Ok? Positive forse no. Perché ci sta questo meno. Però questa qua comunque la funzione limite è positiva, no? Sicuramente almeno da un certo punto in poi questa qua è monotona. Ok? L'importante è che dal basso si possa limitare, questo si può limitare dal basso. Allora, cosa posso dire? Che per Bepoletti questa può passare fuori. Quindi questa non è altro che somma per n che va da 0 a infinito. Allora, che cosa mi viene qua? 1 su n fattoriale lo posso portare fuori, poi devo fare l'integrale tra 0 e 1 di meno 1 alla n, quello lo posso portare fuori, e poi devo fare l'integrale di x alla 2n. Quindi è la somma per n che va da 0 a infinito di meno 1 alla n su n fattoriale, l'integrale x alla 2n più 1 fratto 2n più 1, valutato da 1 e 0, 1 fratto 2n più 1. E questa serie mi dà l'integrale. Questa è una serie numerica, converge pure piuttosto velocemente. Scriviamo i primi termini di questa serie, giusto per vedere. Allora, questi integrali sapete quanto fa, no? Veramente no, non lo sappiamo quanto fa perché dovremmo rinormalizzarlo, perché quando è 1 su radice di 2 pi greco per e alla meno x quattro mezzi, in quel caso l'integrale tra 0 e 1 fa 0,34, perché l'integrale tra meno 1 e tra meno una sigma e più una sigma fa 0,68, no? Per la distribuzione. Qua non è normalizzata, quindi comunque andiamo a vedere
i primi termini, andiamo a vedere quanto sono. Allora, qua se ci metto n uguale a 0, mi viene, qua mi viene 1, quindi qua mi viene 1, qua mi viene 1, qua mi viene 1, qua mi viene 1. Poi mi viene meno, se n è uguale a 1, qua viene meno 1, qua viene 1, qua viene 3, quindi 1 meno un terzo. Poi quando ci metto 2 mi viene più un decimo, che poi viene un mezzo, poi viene 5, poi viene meno, ci metto 3, quindi viene un sesto, che è 7 e 7, 42, poi mettiamoci 4, qua viene 24 per 9, dovrebbe fare 216, e poi vedete che altri termini. Ora è chiaro che se mi fermo qui l'integrale sarà corretto probabilmente fino alla seconda decimale e il resto dell'ordine di millesimi. Chiaro? Ok. E quindi vedete che se io devo calcolare questo integrale fino alla terza decimale, basta scrivere 1, 2, 3, 4, 5, probabilmente un altro termine, siete. Fate la sua. Non so qua, un computer ci mette niente a fare. Chiaro? Ok, quindi come vedete la prima possibilità è quella di fare integrare la serie. Se la serie è monotona, qua non è proprio monotona, però sostanzialmente lo è. Perché sostanzialmente lo è? Perché questa qua, x per x, è una serie convergente a segni alterni. Una serie convergente a segni alterni è però, quindi tipo, da un certo punto in poi decresce il modulo, quindi i primi termini li mettete da parte, poi da un certo punto in poi decresce il modulo, a segni alterni, converge per Leibniz, però se voi fate le somme parziali di 2 in 2, quella è monotona, una ci va dall'alto, l'altra ci va dal basso, voi prendete quella che ci va dal basso verso l'alto e anche praticamente saranno, che ne so, somme parziali di indice pari e quelle là devono convergere, convergono secondo per polemiche, quelle stanno salendo e quindi l'integrale del limite, quindi qua veramente si può fare anche solo con per polemiche senza fare altro. Se poi invece qua che ne so, era e alla più x quadro, allora qua la serie era fatta di funzioni positive, quindi non c'erano problemi, e in quel caso applicavano direttamente il teorema. Quindi, come vedete, molti integrali si possono sviluppare in serie. Sviluppare in serie si possono andare a calcolare tramite la serie degli integrali, invece di fare l'integrale della serie. Ok? Questa è una possibilità. E questo è uno esempio. Poi andiamo a fare prendiamo questa funzione qua f con n di x uguale la funzione caratteristica di 0, 3, se n è dispari. E la funzione caratteristica di 2, 7, se n è pari. Allora, prima domanda. Quindi, andiamo a indicare segnare il grafico di questo punto. Una la funzione caratteristica di 0, 3, e l'altra, faccio il grafico leggermente sopra, ma giusto per far capire che ci sta, va da 2 fino a 7. Ok? Questo l'ho rialzato un po' per far capire che le due funzioni sono quasi, in realtà, i due grafici sono un po'.
prima domanda è: chi è l'inf di F con N? Chi è? Vabbè, lasciamo, non inviamo a X, perché poi così posso scrivere direttamente qui. Oppure si posso scrivere anche là, a X. Cioè, chi è? Chi è il limite di questa successione di funzioni? Allora, vediamo. Andiamo x per x. Se mi metto qua, è 0. Se mi metto tra 0 e 2, allora, se mi metto tra 0 e 2, questa funzione vale 1. E questa funzione vale? Allora, la successione lo fa 1, 0, 1, 0, 1, 0. Il limite di qua, 0, 3. Se mi metto tra 2 e 3 estremi inclusi, che succede? Vale 1, perché quella di sopra vale 1, quella di sotto vale 1 e viene 1. Se mi metto dopo 3, invece di fare 1, 0 fa 0, 1, 0, 1, 0, 1 e quindi viene 0. Quindi chi è la funzione? È la funzione caratteristica di 2 e 3 valutata. Ok? Quindi l'integrale del minimo limite, integrale su F, quanto fa? Quanto fa l'integrale di questa funzione qua? Fa 1. Che questo vuol dire integrale tra 2 e 3 di 1 in dx che fa 1. Quindi l'integrale del minimo limite fa 1. Adesso l'integrale di f con n fa l'integrale di questa che fa sopra quanto viene? Ah, quanto viene sopra? 3. Quindi se n è dispari fa 3 e se n è pari? Ah, vedete che il minimo limite degli integrali quanto fa? La successione degli integrali è 3, 5, 3, 5, 3, 5, il minimo limite fa 3 e 1 è strettamente minore di 3. Quindi vedete, nel lemma di Platone non c'è nessun buon motivo per cui debba essere uguale. Perché? Perché il minimo limite vede solo sta zona qua. Ok, questo è sicuramente è sicuro che ci sta, questo uno qua, ma il minimo limite degli integrali conta anche, per esempio qua l'integrale è positivo, qua ci sta un altro 2 e qua ci sta un altro 4, e siccome diciamo quindi ti dà un 2 in più, perché quel, il 4 non ci sta sempre, però il 2 ci sta sempre come area in più, e quindi qua viene un più e qua viene 3. Chiaro. Ma posso far venire quello che mi pare, posso far venire 0 e 1. Per esempio, prendete la funzione caratteristica di 0 e 1, la funzione caratteristica di 1 e 2. Quando fate il minimo limite viene una funzione che viene nulla, o al più che viene 1 solo nel punto 1, l'integrale viene 0. Invece il minimo limite degli integrali fa sempre 1, perché tra 0 e 1 l'integrale fa 1, tra 1 e 2 l'integrale fa 1. È chiaro? Ok. E questo è fa tutto. Adesso andiamo a vedere le becche e andiamo a vedere in particolare perché ci vuole questa convergenza dominante. Allora, andiamo a prendere come f con n di x
uguale 1 fratto 1 più x meno n al quadrato. E andiamo a fare, allora, innanzitutto facciamo i limiti di questa successione di misura. Allora, f con n è una successione di funzioni positive. E poi è meno qua di 1, è chiaro che è meno qua di 1 perché questo è uguale a 0. Però quando n tende a infinito, questa qua si cosa tende? Tende a 0, è evidente. Allora, se andiamo a disegnare il grafico, allora, supponiamo di partire in questo caso per n uguale a 0, così facciamo la prima è proprio 1 fratto 1 più x quadro. Chi è la seconda? Semplicemente la prima traslata di 1, cioè è stata spostata di 1 verso destra, perché qua x meno 1 al quadrato è centrata in. Chi è la terza? È spostata di 2 e così via, quindi è una specie di onda che si muove. Allora, guardate la situazione in un certo punto, ok? Allora, guardate in questo punto, per esempio qua la funzione era, prendete qua per esempio, la funzione era quasi nulla, poi l'onda si avvicina, la funzione sale, poi l'onda arriva al suo massimo, cioè sta passando quello di qua, quindi questa funzione sale fino a 1. Poi però l'onda passa e che succede dopo? Scende, no? Perché quando ci saranno la prossima mi fa scendere, la prossima ancora mi fa riscendere. Quindi a un certo punto io sto, pensate a una boa, no? Allora, l'onda, si avvicina l'onda, la boa sale, passa l'onda, la boa riscende a zero. Ma siccome prima o poi passa, quando faccio il limite per n che va infinito, comunque la funzione tende a zero. E questo ha un n quadro meno 2nx comanda n quadro 1 su n quadro, chiaro? Oh, però se vado a fare, quindi questo è, se vado a fare l'integrale di f con n di x in dx uguale integrale a meno infinito più infinito di 1 fratto 1 più x meno n quadro in dx, lo posso fare? Io dico di sì. Se pongo x meno n uguale y, no? Questo è uguale, la funzione è positiva, quindi alla peggio l'integrale mi farà più infinito. Se lo traslo, faccio x meno n uguale t, questo viene integrale di 1 fratto 1 più 4 in t. E quanto vale questo integrale? Questa integrale è una funzione sommabile, tranquilla. Integrale, abbiamo idea di questo fatto tangente, di greco mezzi, meno di greco mezzi. Oh, qual è però il problema? È che pi greco rimane pi greco, non tende a 0. Allora voi vedete che avete una successione di funzioni tali che l'integrale fa sempre pi greco ma la successione tende a 0, e questo contraddice la tesi del teorema di Lebesgue, perché non puoi passare al limite di funzione integrale, la funzione tende a 0, l'integrale non tende a 0, ma non contraddice il teorema di Lebesgue. Perché? Perché c'è un'ipotesi che non è soddisfatta, quella, l'ipotesi che la funzione sia dominante. Questa qua, per poterla dominare, uno deve maggiorarla con 1, però il problema è che l'insieme non è limitato. Se tu la vuoi, vabbè, io l'ho fatta muovere di n, cioè ti va puoi anche cavarla con meno di 1, cioè questa funzione che fa così, chiaro, che è più grande di tutte quante. Però in ogni caso, se andate a fare integrale con la funzione,
si viene più infine. Quindi non è vero, non essendo vera la tesi, chiaramente qualche ipotesi devo, diciamo, sono vere tutte le, soddisfatte tutte le ipotesi tranne quella che della, diciamo, che esista G sommabile tale che Fn è meno uguale a G, e infatti non esiste, perché se esisteva deve essere vera la tesi non è vera, ok? Praticamente cominciate a ragionare in questi termini. Perché qua non è vero le becche? Perché queste, per semplificare al massimo le cose, mi sono messo nell'ambito delle funzioni positive. E allora chi è l'integrale della mia funzione? È l'area sottostante a questa cosa. Voi avete un'area fissa che state traslando e la state mandando a infinito. Allora, è possibile mandare quell'area a infinito e mandare la successione di funzioni a zero? È possibile, perché la successione di funzioni tende a zero, l'area se scappa a infinito. Ma se l'area scappa a infinito, ma sempre quella è, quindi quando lui va a fare l'integrale, il limite degli integrali, tu vedi solo quando vale l'area, l'area quando vale l'area non cambia, e quindi praticamente al limite quell'area sparisce, come se fosse andata all'infinito, e quindi ottieni che quel limite non coincide. Chiaro? Quindi avere... Se tu c'avevi una G e queste qua tendeva, allora supponi di fare la stessa cosa, è maggiore con una G sommabile, e tu vedi che se tu lo vuoi mandare infinito deve stare qua, mettiamo che se ne sia andata infinito qua è già zero o qualcosa molto vicino a zero, e allora quello che rimane deve essere sotto a questa, ma questo qua è un comunque meno uguale un numero finito, ma un numero che mano a mano che quello si sposta verso l'infinito va a 0 per 1, perché quello è un numero finito, l'integrale, diciamo, della mia funzione, se lo vado a fare tra n più infinito deve tendere a 0, perché è una successione decrescente, insomma, per le becche. Però sostanzialmente qua deve rimanere una frazione sempre più piccola, cioè se preferite per Beppo Levi, perché quando, se io trombo qua oppure trombo qua oppure trombo più qua, praticamente sto ricostruendo pezzi più grandi della G, quindi diciamo l'integrale di pezzi troncati tende all'integrale di G e quindi l'integrale di quell'altro deve tendere a zero, ok? Quindi questa è una possibilità. Dice, ma c'è solo questa possibilità? No, ce n'è un'altra, che è sempre contenuta nel, diciamo, evitare quest'altra possibilità è sempre contenuta in quell'ipotesi della dominazione. Però è utile andare a vedere qual è il caso esplicito nel quale le cose possono andare male. Pensiamo adesso di fare allora, cominciamo a fare l'integrale da 0 a più infinito di nx e alla meno nx. Cominciamo a fare questo integrale. Allora, questo chi è? Poniamo t uguale a nx. Quindi dx uguale dt su f. Quindi questo è uguale all'integrale da 0 più infinito di t per e alla meno t 1 su f dt, che per n che tende infinito tende a 0. Andiamo a fare il limite per n che tende all'infinito di nx e alla meno nx. Allora, capite bene che questo limite è uguale a 0. Perché è uguale a 0? Perché questo è uguale
quando n x è molto grande, chiamate in t. Se x è uguale a 0, questo è 0 su 1, che fa sempre 0. Se invece x va a infinito, scusate, n va a infinito, se x è positivo, allora anche nx va a infinito. Lo chiamate t, cioè avete t frattore alla t, che è un limite notevole, tende a 0. Chiaro? Ok. Va bene. Ma... uno dice, vabbè, qual è il problema? La funzione tendono a 0, l'integrale tendono a 0, e mettiamoci n quadro. Se ci metto n quadro, adesso la n è sparita, che è n su n, no? E questo qua vale tra l'altro 1, che devo integrare per parti, no? Se vado a integrare da 0 più infinito, faccio meno t e alla meno t, allora faccio infinito e 0 e sparisce, più integrare da 0 più infinito di e alla meno t in del t, e faccio 1. Ok? Oh. E vabbè, uno dice, sì, però a questo punto le funzioni non tendono a 0, no, no, tendono lo stesso a 0. Perché qua, se moltiplicate e dividete per x, allora questo qua è t quadro frattore alla t. T quadro frattore alla t tende a 0, 0 su x fa 0. Dice, ma se x era 0, e se x era 0, questo faceva 0, questo faceva 1. Quindi faceva. Comunque questo limite fa sempre 0. Oh. Qual è il problema? Andiamo a vedere come sono fatte le funzioni. La prima funzione è fatta così. Se io ci mettevo nx per e alla meno nx, non era altro che comprimere, ad esempio, se n passava da 1 a 2, stavo semplicemente comprimendo il grafico così, nel caso precedente. Questa è nx e alla meno nx. Questa è n uguale a 1, qua è n uguale a 2, n uguale a 3. Allora, lo vedete che l'area io comprimo e quindi l'area diminuisce. La prima area fa 1, la seconda fa un mezzo, la terza fa un terzo. Ma se io compenso, allora l'ho compresso di metà in così, e lo alzo al doppio, che succede? È che quest'area l'ho compressa di metà, l'ho stirata di metà e rimane quella di prima. La terza farà così, la quarta farà, si alza ancora di più, e quindi vedete che l'area rimane sempre uguale. L'area rimane sempre uguale. Se ne ha quadrato x. Questa è n al quadrato. Quindi è una distribuzione. Tende a una distribuzione, tende ovviamente a una realtà di divergenza. Però tende in che senso? Nel senso delle distribuzioni. Però quello non so neanche dove. Però voi avete quest'area che sempre uno viene schiacciata verso l'origine, e se voi prendete un tubetto di colore e lo schiacciate così, che fa? Cioè, schizza dall'altra parte, perché diciamo, quell'area sempre uno deve fare, se la stringi in orizzontale si deve alzare in verticale. Però se tu guardi solo il limite puntuale, tu non hai più traccia del fatto che ci sta quest'area, perché in un punto qualunque, qua la funzione va a 0, qua vale sempre 0, e quest'area si avvicina a 0, ma non, la funzione è 0, vale sempre 0. Quindi tu non lo vedi al limite, che la presenza di quell'area. Quindi praticamente quest'area se ne sta scappando verso l'infinito, ma in verticale. Ok?
e quindi in questo caso non lo vedo. Però è sicuro che non possono essere soddisfatte le ipotesi del teorema di Lebesgue. Proviamo a maggiorare questa funzione. Se tu provi a maggiorare questa funzione, qua la funzione in 1 vale 1, in un mezzo vale, cioè, scusate, questo non è 1, e 1 sarà 1 su 2, in 1 su 2 vale 1, in 1 su 2 vale 2, qua vale 3. Ma chi è questa funzione? Se la vuoi maggiorare, ti serve una funzione 1 su x, per esempio. Cioè una costante per 1 su x. Però la costante per 1 su x vicina a 0, quando la vai a integrare, quanto ti fa? Infinito. Quindi non è sommabile. No, non sono una limitata. No, serve proprio che non sia sommabile, perché se io qua ci metto n alla 3 mezzi, se ci metto n alla 3 mezzi, qua mi rimane 1 sulla radice di n. E questo tende a 0. Ma se ci metto n alla 3 mezzi, qua non vale 2, ma vale radical 2. Ok? Qua vale vale 3 alla allora qua, allora in n alla 3 mezzi e alla meno nx, valutiamolo in x uguale 1 su n, facciamo prima, tanto poi non voglio fare tutta la lista, mi pare che l'abbiamo fatto a suo tempo quando abbiamo fatto l'integrale, sì, l'abbiamo già, ci sta su. Insomma, se volete la dimostrazione fatta per bene, andate a vedere sul corso di analisi. Perché là l'ho detto, non lo potevo dimostrare il teorema. Se io però lo vado a valutare in x uguale 1 su n, quanto mi fa? Mi fa n alla 3 mezzi. Ah, scusate, sì, fa n alla 3 mezzi. Che praticamente chi è? È 1 su x alla 3 mezzi, perché 1 su x fa 1 su n, fa n, e quindi alla 3 mezzi, 1 su x alla 3 mezzi. Ma se io vado a integrare vicino a 0 e scusate un attimo, n alla 3 mezzi, no, questo mi va infinito, però ah no, c'era x qua, c'era x, quindi qua mi viene n alla 1 mezzo, era n quadro x, era n alla 3 mezzi x, x era 1 su n, qua se ne va e quindi mi viene x alla 1 mezzo, che viene n alla 1 mezzo, che è 1 fratto x alla 1 mezzo. E se io vado a integrare, stavolta la funzione dominante è 1 su radice di x, e se vado a integrare tra vicino a 0, 1 su radice di x, funziona benissimo. Funziona benissimo perché? Perché integrare tra 0 e 1 di 1 su radice di x è finito. Uno che osservi un po' di più potrebbe dire, però aspetta, questo è vicino a 0 e dall'altra parte, pure questo è limitato. Da quest'altra parte non c'è problema perché la prima funzione è più grande dell'altra. La prima funzione era era, se preferite, n alla 3 mezzi x, scusate, x per e alla meno x, x per e alla meno x, cioè integrale finita. La funzione scende, no? E allora almeno da un certo punto in poi, quindi prendete la prima delle funzioni e quindi anche la quinta, dopo la prima. Ok, e là
non c'è problema perché c'è un'esponenziale, e alla meno x, poi alla meno mx che manda tutto a zero violentemente, rende finito l'integrale. Quindi in ogni caso noi siamo in grado, per queste funzioni, vedete esattamente, se io qua ci metto n alla alfa, se alfa è minore di 2, il limite fa 0, è uguale, il limite dell'integrale è uguale all'integrale del limite, e se alfa è minore di 2 io trovo la maggiorante L1. Se alfa è uguale a 2, abbiamo visto, la maggiorante L1 non ci sta, e se alfa è maggiore di 2 è peggio. Quindi in questo caso è proprio se e solo se, non è, il teorema di Lebesgue non è se e solo se, cioè quelle ipotesi sono sufficienti. Si possono dare gli esempi complicati in cui le ipotesi del teorema di Lebesgue, l'ultima ipotesi, non è soddisfatta, ma lo stesso, gli integrali vanno a zero. Ma neanche tanto complicato, per esempio, no? Se io quando, vi ricordate quando ho fatto spostare l'onda? Allora, se io nello spostare l'onda il massimo lo metto sempre a 1, allora per maggiorare devo avere 1 da tutte le parti. Però se ogni volta che la sposto faccio ridurre l'area, perché diciamo il massimo sta a 1, però la comprimo diciamo in maniera, diciamo in questo senso, e l'area, la prima faccio 1, la seconda un mezzo, la terza un terzo, la quarta un quarto e così via, l'integrale tendono a 0, però la maggiorante L1 non c'è, posso fare in modo che non ci sia, insomma. Lo devo dire un po' meglio, dovrei fare un po' meglio. Mettere la funzione maggiorante deve avere comunque integrale finito, deve essere sommando? No, se la funzione è maggiorante, cioè l'integrale finito, no, no, il cosa è che l'integrale sia finito è L1. Quindi essendo limitata ti va bene, è meglio che automaticamente l'integrale finito se lo spazio è di misura finita. Finito. Se lo spazio è di misura infinita, limitata non va bene. L'hai visto nel primo esempio, no? La limitata non va bene, perché 1 non va bene su uno spazio di misura infinita, perché. Però può lo stesso succedere che magari la maggiorante non è L1, una funzione che è maggiore di tutte quante non è L1, anche la più piccola, cioè l'estremo superiore alla successione delle funzioni non è L1, ma può succedere lo stesso che le funzioni, gli integrali delle funzioni tendano, che le funzioni tendano a 0 e gli integrali tendano a 0. Quindi in quel caso la tesi del teorema di Lebesgue è valida, ma le ipotesi non sono tutte soddisfatte. Quindi un teorema e le ipotesi sono sempre condizioni sufficienti. Se sono condizioni necessarie e sufficienti, nel teorema c'è scritto se e solo se. Non c'è scritto ipotesi implica tesi, c'è scritto ipotesi se e solo se tesi. Sì, quindi anche nel teorema di Lebesgue, siccome ipotesi implica tesi, sono solo condizioni sufficienti. Però in questo non sono necessarie, ma insomma nei casi delicati praticamente quasi. Cioè effettivamente questo è il caso delicato, è converge a zero se solo si trovi la maggiorante, in questi casi qua, questi esempi qua, se solo si trovi la maggiorante delle uno. È chiaro? Quindi molto spesso diciamo. Allora, come funziona se tu vuoi vedere che un limite degli integrali faccia 0? Prima ti calcoli il limite degli integrali, faccia quello che ti pare. Allora, prima ti calcoli il limite degli integrali, ok? Scusami, il limite dell'f con n. E poi magari il limite dell'f con n è una funzione che il cui integrale si riesce a calcolare facilmente. Adesso devi stabilire se puoi passare al limite sotto i segni integrali, quindi puoi dire che il limite degli integrali è uguale a quello. A quel punto cosa fai? Tu cominci a cercare la maggiorante L1 per l'F con N. Se la trovi, bene, applichi le Lebesgue e dici l'integrale lì uguale a linea di integrale. Se non la trovi e stai ragionando bene, da un certo punto in poi devi cominciare a capire ma perché non la riesco a trovare, qual è il problema? Allora se vai a vedere probabilmente riesci a identificare dove sta scappando l'aria.
e quindi magari capisci che il limite degli integrali in quel caso, per esempio in quei due esempi di prima, il limite integrale non è uguale all'integrale del limite, ma là abbiamo, diciamo, ben capito perché. Chiaro?